turbi di motori e gas di scarico al profumo di Sardegna lo scorso weekend in Gallura. Merito del Motoclub Insolita Sardegna che per la quarta volta consecutiva è riuscita a portare nell'isola la tappa finale del campionato italiano di Motorally e Ride TT. Con Sandalion 2024, dal 18 al 20 ottobre, il paddock allestito nell'Olbia Arena ha animato una 3 giorni di sport e condivisione, con una strizzatina d'occhio al turismo post-stagionale. L'evento, organizzato dalla Federazione Italiana Moto e dal Motoclub Insolita Sardegna di Antonio Scanu, possibile grazie al sostegno dell'Assessorato Regionale al Turismo con il patrocinio del Comune di Olbia, ha infatti rappresentato un'autentica boccata d'ossigeno per le strutture ricettive del territorio, che tra alberghi e B&B hanno ospitato in 5 giorni un indotto di oltre 1.200 persone. Questa disciplina sta prendendo piede in tutta Italia e sempre di più, tant'è vero che tutti quelli che vengono qua poi vanno a fare Dakar e tutte le gare internazionali. La gara di oggi, di domenica, si svolgerà su una tappa unica di 68 km. Abbiamo scelto una formula unica di speciale per dare la possibilità ai piloti di tornare a casa abbastanza velocemente e di effettuare le premiazioni. Anche quest'anno abbiamo avuto un'ottima risposta per la quarta volta consecutiva e speriamo di vederci l'anno prossimo sempre qua in Sardegna. Olbia, la città ospitante, ci ha offerto tanto, ci ha dato la possibilità di fare il paddock qua all'Olbia Arena, che è centrale in città. Le persone forse erano anche di più di 1.200 intorno alle moto, perché comunque le persone stanno iniziando a appassionarsi alla disciplina, a vedere, a cercare i punti prova e spettacolo che stiamo cercando di dare in totale sicurezza con la federazione che ci appoggia, l'RMG che è il supporto che ci dà la federazione, con Antonia Sirelli come capo, che io ringrazio. Tutto il resto devo dire che è opera del territorio, perché comunque la Sardegna offre tanto su tutti gli sport ed è una cosa buona che la regione ci dia la possibilità di fare queste gare, i comuni e tutte le amministrazioni. In sella la loro moto erano invece 250, di cui ben 10 piloti sardi e 5 motoclub targati 4 mori, che nell'isola e dall'isola hanno potuto vivere una preziosa occasione di confronto con i big della disciplina. Il Motorally è una specialità motociclistica di navigazione. I piloti vengono a conoscenza del lungo tracciato di gara soltanto pochi minuti prima della partenza, attraverso la consegna di un roadbook cartaceo simile analogico da installare sui dispositivi del mezzo. Dal via al traguardo, lungo circa 700 km ricavati su strade e sentieri impervi di Gallura, toccando i comuni di Loiri, Porto San Paolo, Padru, Monti, Nugheddu, San Nicolò e Pattada, il comitato organizzatore ha saputo disegnare 4 settori selettivi della lunghezza ciascuno di 41 km la prima giornata, 96 di marathon la seconda e 68 la terza. Il successo finale e dunque il titolo di campione italiano Motorally 2024 è andato ancora una volta a Leonardo Tonelli, AMX, in sella alla sua Gas Gas 450. Si sciabola e lo portiamo a casa. Leo Tonelli Show Season 2024, bravo baby, come non ci fosse un domani. Insomma, una stagione dura. Però alla fine arriva il successo, successo che meriti, ti riconfermi campione italiano, a te la parola, tanta tanta soddisfazione e gloria, bravo! C'ho la voce un po' rotta perché è stato veramente un anno di sacrifici, perché la scelta di continuare a fare tutto da soli ha pagato ancora, e magari mi carico il furgone, mi sistemo la moto,
E grazie alle aziende che hanno creduto in tutto questo, grazie alla famiglia, grazie a Ilaria, grazie a tutti i miei amici che sono venuti qui a festeggiare. Questo successo è mio, sì, ma poi alla fine c'è tanto dietro. E è stato un anno duro perché gli avversari sono sempre più veloci, Thomas, ma anche tutti gli altri con le bicilindriche stanno andando sempre più forte. In più un infortunio purtroppo mi ha condizionato l'ultima parte di gara, l'ultima parte di stagione, le ultime due gare sono state davvero difficili, però ce l'ho fatta e è stato un colpo forte per chi ci voleva e niente. Grazie a tutti, grazie al supporto, grazie a tutti gli amici che ci hanno dato una mano quest'anno, grazie GasGas, grazie a Gianni di Garaffi Moto e tutta la troupe, Mitas e tutte le resto delle persone che ci hanno aiutato, Gas, che è stato impeccabile tutta la stagione. Bello, grazie a tutti, sono un po' senza parole, adesso ci vuole un po' per realizzare, però bello, grazie a tutti. Al miglior secondo tempo di giornata, Thomas Marini, Fast Team, con Bimota 450, il Rally Città di Olbia è il titolo di campione italiano Ride TT, disciplina più impegnativa per via delle più lunghe distanze e tracciati ancora più impervi. Thomas Marini si sigilla il campionato italiano Rai TT, oggi centri il risultato perché ti lauri con l'oro appunto Rai TT e guadagni anche l'oro per quanto riguarda questi tre giorni di gara. A te la parola. Sì, sono contentissimo, è il mio primo titolo italiano nel mondo dei rally, campione italiano Rai TT dell'assoluta e della 450 e sono riuscito a vincere il rally di Sardegna, quindi è stato un weekend diciamo perfetto, sono veramente contento. E oggi la gara è stata tosta perché la speciale era lunga, però bella, impegnativa, tecnica, a tratti molto veloce. E ancora nel veloce fatico un pochino, però dai, sono molto contento. Faccio i miei complimenti a Leonardo Tonelli per il titolo italiano Motorelli. È stata una stagione combattuta, ce le siamo date di santa ragione a tutte le gare, quindi merito a lui e a tutti gli altri ragazzi perché il livello è sempre più alto e stiamo andando davvero forte. E infine ringrazio il team, il motoclub e la federazione per tutto il supporto che mi danno, quindi che dire, dai, sono contentissimo. Adesso ci prepariamo per l'anno prossimo che bisogna migliorare ancora. Da tre giorni ha segnato anche il titolo tricolore GBX, quello riservato alla moto con i navigatori digitali semplificati, finito nella bacheca personale di Riccardo Taddei in sella KTM 890. Fare puntati anche sui piloti sardi con il dorgalese Claudio Spanu, oro nella classe FX in sella alla sua Aprilia 660, e con l'unica donna sarda, la specialista di enarbolia Raffaela Firinu, motoclub Stop & Go, protagonista del progetto Lady Beta e agguerrita sulla sua Beta 200. È stato un weekend sicuramente positivo. Il maltempo alla fine ci ha anche permesso di fare le speciali senza prendere l'acqua quasi sempre, quindi anche questo è stato un valore aggiunto al fine settimana di gara. Il motoclub in solita Sardegna ha fatto un lavoro pazzesco, veramente una bellissima gara, e anche il mio team, il team Guareschi, mi ha fatto trovare una moto perfetta. Speciali impegnative, a volte lunghe ma molto divertenti. E dai, abbiamo chiuso la stagione, si spera nel migliore dei modi. Adesso vediamo un po' i risultati. Dobbiamo attendere la giuria. La passione che nasce ad Orgali, che cosa dire? Per raggiungere questa eccellenza ai ragazzi sardi cosa bisogna fare? Beh, molte volte gli obiettivi sembrano molto lontani e talvolta lo sono anche, però se uno vuole provarci deve crederci con tutto se stesso e molte volte anche sacrificarsi e dire è importante magari perdersi un'altra cosa che si ha il piacere di fare e dedicarci del tempo. La dedizione qua è importantissima. Poi lo sappiamo, il mare che ci divide dalla penisola sicuramente non ci aiuta, però bisogna trasformarlo un po' in un punto di forza, questo, in una motivazione in più. Nel tuo futuro immediato cosa c'è? Ma attualmente mi ero fermato con le competizioni nel 2022, con l'ultima gara del mondiale enduro.
Ho aperto una scuola che fa i corsi di guida e i tour guidati in tutta l'isola. E diciamo che quello è il mio impegno principale. Poi l'anno scorso per gioco avevo partecipato al Sandalion, assistito dal team Guareschi, e poi ci siamo trovati bene, entrambe le parti si sono trovate bene, quindi mi è stato chiesto di correre nel team ufficiale con Aprilia e via, siamo andati avanti. Adesso vediamo, quello che sarà l'anno prossimo ancora non è definito, però intanto i corsi e i tour vanno avanti. La bandiera al femminile della Sardegna in questo campionato italiano, com'è andata Raffaella? Bene, oggi bene, sono contenta, mi sono divertita moltissimo, il percorso era meraviglioso, il tempo un po' così, per me è stata difficile perché comunque non sono abituata, è la prima, molta fatica e non vedevo l'ora di arrivare alla fine. Tanti partenti, la moto per te cosa rappresenta? Ma un divertimento, semplicemente, uno sport divertente e basta. Ho iniziato da pochissimo, quindi non ho nessuna velleità di vincere niente, mi piace partecipare al meglio che posso. Un bilancio di questo evento, come ti sembra? No, positivo, bello per tutti, intanto per il progetto con il quale ho partecipato io, perché sono una beta lady, la commissione femminile della federazione motociclistica ha creato un progetto per incentivare le donne al motociclismo, all'enduro, al motorelli, e quindi in collaborazione con la Beta Motors, con Paolo Macchetti, danno la possibilità, come a me, una beta 200 da utilizzare per fare il motorelli, con tutta l'assistenza del paddock eccetera. Allora, in due parole, donne, perché fare motorelli? Perché è divertente. E può bastare. E può bastare, perché non è sufficiente, non è una ragione sufficiente che qualcosa sia divertente. Non ci sono così poche cose divertenti nella vita, che quelle che ci sono cerchiamo di farle, maschi e femmine, perché non è così difficile. Se ce la posso fare io, ce la possono fare tutti. Guarda che spettacolo, guarda che bella foto, portiamola a casa. La settimana motociclistica è stata un successo, con una premiazione finale spumeggiante e carica di goliardia. La stessa è però soltanto un ricco antipasto. Tra poco più di una settimana, il 2 novembre, infatti, l'isola ospiterà il Trofeo delle Regioni 2024, con tre prove speciali che promettono, c'è da scommetterci, nuovo attesissimo spettacolo. Ci aspettiamo un'altra tanta affluenza, se non di più, e sarà l'ultimo trofeo che fanno ogni anno, perché dall'anno prossimo il Trofeo delle Regioni sarà biennale, non annuale, e staremo a vedere, ecco, il territorio lo stesso offre tanto qua e ci abbiamo tanto da fare, ecco. Il motoclub si è presentato con un'ottima struttura. I ragazzi del motoclub hanno lavorato giorno e notte, ci alzavamo presto e andavamo a letto tardi per coordinarci, e grazie a tutti. Io sono quello davanti a voi, ma dietro c'è uno staff ancora più grande di me.